Radio presenta Un giorno speciale. Amici, buongiorno, buongiorno, bentrovati ad Un giorno speciale. Molinari, buongiorno. Ma dove eri finito? Ma dove eri finito? Dove eri finito? No, scusa, mi sa fa un po' di risate. Dove eri sparito? Sì, eri sparito te, casomai. No, è che sono te. Igor il russo. Il russo serbo. Sono mica quelli del PD che dovevano votare per la commissione. Oh, ammazza. Andiamo sul pesante, certo. Perché ci sono misteri. Mica Italia. Sono la querela De Bortoli. Ah, la querela della Boschi a De Bortoli. Ma che fine ha fatto? Si sta nascondendo nelle paludi intorno a Ferrara insieme a Igor, probabilmente. Secondo me sì, è lui il querelante. Sì. Ho detto, ci penso io. Aspetta, Maria Elena, aspetta. Che pensi me? Mannaggia. Te la inoltro io. Ci sono queste cose che sono curiose. All'improvviso. Le sparizioni. Se ne parla tanto. La querela Boschi, querela l'ex direttore del Corriere della Sera. Adesso basta, querelo tutti. Basta, bisogna smetterla di sparlare di me. Oh, poi non l'ha fatta. No, all'improvviso l'udinismo. No, cioè la scomparsa. La scomparsa nel nulla. È venuta meno. Lo so, sono cose brutte. Ma è venuta meno? Sì, non viene quasi più. La querela è venuta menissimo. Oh, magari noi diciamo così e poi. No? Come mai? Che ne so perché. Mi sa che è stata sconsigliata. Pare che sia stata sconsigliata dal suo stesso legale. Così, da uno delle due legali, Paola Severino, ex ministro della giustizia. Perché sennò pareva bruttissimo che poi doveva andare qualcuno a testimoniare a quel punto. Bortoli, quando ha lasciato il Corriere della Sera, ha firmato un patto di riservatezza. Anzi, si è pure impegnato per un anno a non collaborare con nessun altro, ok? Patto di Ghizzoni, che quando ha lasciato il vertice di Unicredit si è impegnato a non parlare con nessun altro di quello che aveva deciso. Non mi parlate chiedete niente. Esatto. Ora, se venisse convocato in tribunale, il patto di riservatezza cadrebbe, perché sarebbe a far benedire di fronte al magistrato. E lì devi parlare per forza. Il principale legale Paola Severino ha detto, parrebbe abbia consigliato alla ministra Boschi, dice, guarda, secondo me non ti conviene querelarlo. Poi dovesse dire effettivamente, anche perché comunque tra una cosa e l'altra non ha smentito di aver subito ad pressioni. Oggi, Maria Elena, ti sei risparmiata le dichiarazioni di Ghizzoni oggi, che però se un domani mi fai la querela De Bortoli e poi Ghizzoni parla, sicura che non hai niente da nascondere? Tra l'altro, lo sai che sta dalle parti. Ghizzoni, in realtà, è delle parti dove si nasconde Igor. Non so se a casa sua, te lo dico. Secondo me si nasconde a casa sua. Da quelle parti là. O viceversa. Veramente, non sto scherzando. E stanno insieme, è chiaro. Incredibile. Però dico, io se non ho niente da nascondere so che quella cosa non è successa. A me che mi frega che Ghizzoni viene a parlare, scusa. Bravo. Io ho sete di giustizia, De Bortoli. Aspetta, fammi vieni qua, la sete di giustizia. Vieni qua, vieni qua, Ciccio De Bortoli, mi hai infangata? Mi hai diffamata, becca di sta querela. Oh, attenzione. Dice, allora viene Ghizzoni, e che mi frega a me? Ghizzoni, ti posso solo confermare che io non ho fatto alcuna pressione. Attenzione, però, in tutto questo, l'ex Premier Matteo Renzi anche in televisione aveva detto basta, io mi sono scocciato di queste illazioni sulle storie dei salvataggi di qua, salvataggi di là, eccetera. La commissione sulle banche, facciamo una bella commissione e verrà fuori tutta la verità. Dai. È venuta fuori la commissione? No, perché il Movimento 5 Stelle ieri che cosa ha fatto? Ha chiesto, vista l'urgenza, vista anche le dichiarazioni di Renzi, ha detto, scusate ragazzi, votiamola subito e la istituiamo anticipatamente di un paio di settimane, di quanto sarebbe stata anticipata. Votiamola subito, preme a voi, preme a noi. A noi. Facciamola subito, in due ore abbiamo fatto. Sì. L'hai vista te la commissione richiesta parlamentare sulle banche? PD ha votato contro. Ah, ecco. Cioè, non è che non l'ha votata, ha votato contro alla commissione. Ma scusa, era andato in televisione a dire che la voleva subito. Vabbè, ma tu stai a guardare il capello, che c'entra? Quello è Renzi che ha detto così. Il segretario del PD. Poi il PD è comportato in maniera diversa. No, c'è qualcosa che. Pure secondo me. Andiamo a scoprire intanto che cosa è successo in aula ieri. Daniele Pesco, deputato Movimento 5 Stelle, buongiorno. Buongiorno. Sembrava per una volta una cosa facilissima da votare.
Ma difatti, guardi, è una cosa, sembra strana, ma in realtà non è strana, perché il Partito Democratico questa commissione non l'ha mai voluta fare. Quando prendete il punto di non ritorno degli aerei, quando hanno il carburante che sta finendo e non possono più tornare indietro, ecco, quando il Partito Democratico si è reso conto che la commissione d'inchiesta sarebbe stata impossibile attuarla, ha iniziato a dire che voleva la commissione d'inchiesta e adesso sta facendo di tutto per non volerla. Attenzione, scusa, è una cosa, allora nella comunicazione di Renzi a tutti, diciamo così, a tutti ti dobbiamo smentire, lui ha detto che era alle Prato l'E-News, quindi quella che ai suoi lettori dice: non vediamo l'ora di iniziare per fare chiarezza fino in fondo. Certo, tutti che hanno abboccato, come un pochino l'abbiamo abboccato anche noi, io devo ammetterlo, perché un pochino ci abbiamo creduto, ma adesso siamo praticamente sicuri che il Partito Democratico non la vuol fare. L'altro giorno eravamo in aula e abbiamo chiesto: vi va di votare la commissione inchiesta sulle banche? Ci mettiamo un quarto d'ora, massimo mezz'ora, interrompiamo per un attimo i 400 emendamenti del testo sulla tutela dei parchi, votiamo questo e cerchiamo di iniziare i lavori. In realtà nulla da fare, quindi hanno lasciato l'ordine del giorno così com'era e sono andati a votare gli importantissimi emendamenti sulla tutela dei parchi, senza dubbio, però forse mezz'ora in più potevamo perderla per fare la commissione d'inchiesta. Il Partito Democratico non c'è stato. Non c'è stato. No, però aspetta, hanno spiegato, hanno motivato, hanno giustificato. Però peccato, perché c'era la motivazione prima di Renzi che diceva che la voleva. Sì, ma allora hanno detto: sì, ok, va bene, però Matteo caro, rifletti. Ecco, cioè la fronda contro Renzi. Abbiamo proprio l'audio che proviene proprio dal sito online del Fatto Quotidiano. Andiamo ad ascoltare le varie parti politiche come hanno commentato. Che avete votato contro ieri ad anticipare la commissione d'inchiesta. Siamo stufi di sentirci dire che noi abbiamo salvato le banche e non i risparmiatori. E questo è vero. Non allora perché avete votato contro? Non è questa la cosa, abbiamo votato contro. Lei venga alla Camera, senta quali sono le posizioni ufficiali che abbiamo detto, così per una volta uscite con informazioni che sono quelle vere, ufficiali e non che non corrispondono ai voti. Avevamo un altro provvedimento, quello sulle aree protette, parchi nazionali, che doveva arrivare a conclusione, quindi niente di politico, diciamo, era strumentale quella cosa da parte di alcune opposizioni per consentire poi alla stampa di dire: perché non l'avete voluta? Non è che c'è stato un veto di Renzi? Ieri il Movimento 5 Stelle ha chiesto di anticipare all'ordine del giorno i lavori per istituire la commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano. Perché la maggioranza ha bocciato questa anticipazione? Io ho votato a favore dell'anticipazione proposta dal Movimento 5 Stelle, era una proposta di assoluto buonsenso, visto che in due ore la approviamo, questa commissione d'inchiesta che è arrivata all'ultimo miglio. Il PD, respingendola, così come le altre forze di maggioranza, ha fatto qualcosa per me di incomprensibile, inconcepibile. Aveva tutte le ragioni di questo mondo il Movimento 5 Stelle, quando è giusto è giusto. Si sta facendo un altro provvedimento in aula, siamo a favore dell'istituzione della commissione. Perché si ricorda quando l'ha detto Matteo Renzi? Vogliamo l'istituzione di questa commissione? L'ha detto ieri nella sua news. Non vediamo l'ora di iniziare. Ieri si poteva istituire. Nessuno vuole sapere la commissione d'inchiesta, siamo stati i primi a dire che vogliamo avete questa commissione. Votato contro ieri però. Non è che ieri c'è stato invece un veto da parte di Renzi sull'accelerazione sulla commissione. No, questo no, non lo penso. Non penso che Renzi abbia inciso sulla calendarizzazione dei lavori parlamentari e ribadisco, ieri la commissione bilancio ha dato il via libera anche con una certa urgenza. Al di là di quanto sia una priorità, io ribadisco un concetto: a fine legislatura commissione parlamentare d'inchiesta ha poco senso. Mi pare evidente che la legislatura è finita e quindi si riuscirà al limite a fissare principali temi o le prime audizioni. Cioè praticamente ha appena detto che ormai non ha più senso farla adesso, ma facciamo adesso che è finita la legislatura, facciamola alla prossima. Ma c'era una quindi urgenza, non vediamo l'ora. Infatti non vediamo l'ora, proprio non vediamo. Ma poi non vediamo l'ora, devi anche vincere le elezioni. No, ma non vediamo l'ora, può essere intesa in un modo o in un altro. Vabbè, certo. Però non è ora. Devi anche essere sicuro di essere forza di maggioranza un altro anno.
perché altrimenti quella commissione tu non la puoi più fare. Vabbè, la faranno altri casomai. Ah beh, certo che gliela fanno altri, non ci piove, ma insomma mi sembra, nelle ultime dichiarazioni che era Boccia, mi sembra chiaro che insomma questa grande fretta non c'era. E soprattutto mi fa specie una cosa, che ognuno dei parlamentari del PD dà una versione diversa. Cioè, non sembra che ci sia una linea editoriale. Oh, tra l'altro, ognuno ne dà una diversa. Fammi dire che oggi, da stamattina alle 8, abbiamo cercato una voce ufficiale in qualche modo da parte del PD e nessuno si è materializzato. No, diciamo, c'è la motivazione, sono alla caccia di Igor Il Russo. Non lo so, però sì, sì, è vero, comunque è vero. Sia nessuno ha tutti a querelare De Bortoli. Ha accettato l'invito. No, un commento su questo. Allora, queste dichiarazioni sono abbastanza, a me, nel senso, mi lasciano perplesso per l'assenza di coesione. Sì, no, difatti è una cosa abbastanza vergognosa, ma vi dirò di più. In commissione finanze, anzi in finanze e attività produttive congiunte, abbiamo discusso del decreto di legge, sulla proposta di legge sulla concorrenza. Lo ricordate, è partita 2 anni fa, adesso è tornata per la seconda volta alla Camera. Ebbene, fino a ieri tutti, almeno il PD, che voleva portarla a tutti i costi in aula entro fine maggio, perché nel calendario c'era scritto così. Quindi avremmo dovuto fare le audizioni in praticamente mezza giornata, fare gli emendamenti in altra mezza giornata e votare tutto praticamente in pochissimi giorni. Questo perché? Per portare sempre più dalla commissione d'inchiesta sulle banche. Quando si sono resi conto che tanto comunque non era necessario, perché comunque la commissione d'inchiesta è al sesto posto in calendario per l'aula, probabilmente hanno mollato un po' il colpo e quindi hanno detto va bene, le audizioni le possiamo fare più avanti, le possiamo fare più dopo il 13 giugno. Quindi è veramente, sono tutte mosse tattiche del Partito Democratico per portare più in là possibile questi lavori. Vi dirò di più, però sulla commissione d'inchiesta purtroppo non illudiamoci più di troppo che possa portare a dei risultati, e noi è quello che vogliamo, portare alla luce tutto ciò che è successo nel mondo bancario, tutte le porcherie che sono successe. Purtroppo però la commissione d'inchiesta ha dei vincoli e sono riferite alla segretezza, quindi non sarà così facile, una volta anche saranno partiti i lavori della commissione d'inchiesta, portare fuori le cose, portare alle luci le cose, perché comunque ci sono i limiti sulla segretezza e questo veramente a noi dispiace moltissimo. Sì. Quello che sarebbe bello succedesse veramente in Italia, potrebbe essere uno risveglio delle procure. Purtroppo questo non lo stiamo vedendo per quanto riguarda il mondo bancario. A Milano si sta facendo qualcosa, nel senso abbiamo visto su molti parchi i vari rinvii a giudizio di Viola, Profumo, l'incriminazione per crimini internazionali di Deutsche Bank, insomma qualcosa si sta muovendo a Milano. Purtroppo però secondo noi c'è ancora molto da fare dal punto di vista della giustizia in ambito bancario. Vediamo a Vicenza tutto fermo, vediamo anche le questioni legate alle quattro banche, tutto fermo, su Etruria, il procuratore Rossi ad Arezzo, noi speriamo stia facendo, però insomma ci sono quattro cose in ballo, anche abbastanza pesanti, però anche le temiamo che vada tutto in prescrizione. Insomma, da fare ce n'è veramente tanto, noi speriamo che la giustizia faccia e anche in fretta, perché sennò va tutto in prescrizione. Allora, una domanda. Sì. Perché, no, anzi, sono due le domande. Quindi lei dice in realtà che se si fa la commissione c'è la segretezza, quindi non sapremo mai niente di quello che esce fuori? Fino, diciamo, un esito? Su quei tempi della segretezza io non so quali saranno i tempi. Però il fatto è questo. Purtroppo questo è un dato di fatto che va onestamente va ricordato. Ok, no, l'altra quindi... cosa invece sulla dichiarazione di Simona Malpezzi. Lei ieri era presente alla Camera, perché lei ha detto lei non era, al giornalista contessa, lei non era presente alla Camera, se fosse stato presente alla Camera avrebbe sentito le motivazioni ufficiali. Lei era presente alla Camera ieri? Sì, io ero presente alla Camera. Quali sono state le dichiarazioni ufficiali? Ci sono state dichiarazioni ufficiali? Rosato ha detto qualcosa prima del voto, però sinceramente non ha detto niente di saliente, perché non lo sarei ricordato, quindi non ha proprio motivato. Ha detto vi che, aspettavate il voto contro? Sinceramente no. No, c'è da dire che comunque non è solamente il Movimento 5 Stelle che ha giudicato logica e plausibile la richiesta appunto di anticipare il voto per l'istituzione poi di questa commissione d'inchiesta, quindi è stata giudicata comunque una scelta non strettamente partitica, no? Ma di buon senso. Allora, se è stata già votata, tra l'altro, no? In Senato, e quindi bisognava chiudere anche l'iter. No? Anche in commissione è già passato da noi, quindi c'era proprio l'ultimo passo che è l'approvazione dell'aula e hanno voluto stoppare tutto. E adesso è evidente la voglia proprio di non farla partire, perché già due passi erano stati fatti, mancava il terzo, insomma. Sì, no? sì,
sì. Resta al sesto posto in calendario, abbiamo il decreto, sulla, la, abbiamo la manovrina da portare avanti, quindi settimana prossima arriverà la manovrina in aula e quindi non penso che anticiperanno la... Senta, Pesco, una domanda, no, evidentemente no, perché credo che se si fosse andate senza la richiesta di anticipazione di questa votazione in aula da parte vostra, anche alla scadenza naturale, avrebbero probabilmente portato il tutto, come dice Boccia, alla prossima legislatura. Però chiedo, poi questo non lo sappiamo, è soltanto quello che si va ad evincere dalle dichiarazioni di Boccia. No, chiedo una cosa. Quindi voi ieri in aula eravate convinti che si sarebbe votati compatti per la l'istituzione di questa commissione, quindi no, in realtà in, dalla Camera non ci sono state, così come dice la Malpezzi, delle indicazioni che portavano a pensare adesso il PD la boccia. Allora, sul fatto che il PD voglia fare la commissione d'inchiesta, c'è chi se n'è accorto prima che il PD stava bluffando, c'è chi se n'è accorto dopo. Io sinceramente qualche sospetto che il PD stesse bluffando ce l'ho avuta. Diciamo che quando abbiamo avuto questo voto contrario del PD sull'anticipare il, la, il voto sulla commissione d'inchiesta, ci siamo resi conto tutti che il PD ha bluffato dall'inizio fino adesso e continuerà a bluffare, la, la porterà ancora in avanti, non ci credo che la, la vorranno istituire, non rischieranno neanche di fare un'audizione in questa commissione d'inchiesta perché non vogliono. E quindi basta, io direi di, cioè, portiamo avanti il tema per far capire quanto il PD ci ha preso in giro, quanto ha preso in giro i cittadini italiani, però sinceramente chiudiamo qui le speranze sull'apertura della commissione d'inchiesta in questa legislatura, secondo me bisogna ammetterlo. Quindi però secondo lei comunque... non sarebbe, se voi non aveste chiesto l'anticipo, sarebbero cambiate le cose come votazione? No, avrebbero lasciato tutto così com'è, la commissione d'inchiesta al sesto posto e... No, perché la votazione l'abbiamo chiesta noi di fare la votazione. No, anticipata, okay. Appunto, certo, per anticiparla. Certo, quindi certo. Immaginiamo che il PD abbia detto no, non ci vogliamo far dettare l'agenda. Non ci vogliamo far dettare l'agenda dal Movimento 5 Stelle. Quindi l'avremmo votata, ma il giorno in cui andava votata, secondo lei sarebbe cambiato l'esito? No, perché comunque chissà quando, a quando andrà, le ho detto, è al sesto posto in commissione, abbiamo prima il decreto, abbiamo prima altre cose, quindi rimane al sesto posto, è facile che la spingeranno ancora più indietro nel calendario. Probabilmente come dice Boccia nella prossima legislatura. Insomma, sì, tutta sta fretta non c'era, dai, tutta sta fretta a Muina. Sì, sì, ripeto, una cosa importante, non è una, dice adesso all'improvviso l'opposizione si accorge che si può usare una commissione d'inchiesta contro infatti io sto dicendo questo, mi faccio finire. Scusi. No, sto dicendo appunto, non è perché appunto ribadisco il fatto che comunque l'istituzione di questa commissione d'inchiesta era stata già votata e approvata al Senato e in commissione, quindi evidentemente si è cambiato idea, si è pensato che l'istituzione, probabilmente dico anche il fatto che stamattina non riusciamo a trovare nessuno che, del PD che ci spieghi perché hanno votato contro, mostrando imbarazzo evidente, dà l'idea che all'improvviso ci si è resi conto che in fondo non era mica tanto un vantaggio avere questa commissione d'inchiesta sui salvataggi bancari. Difatti, magari giusto per dovere di cronaca, il Movimento 5 Stelle è da quando è entrato in Parlamento che chiede la commissione d'inchiesta. Prima chiedevamo solo su Montepaschi, poi abbiamo aggiunto le quattro banche e poi l'abbiamo, ancora prima l'abbiamo chiesta poi su tutti i crimini bancari e poi l'abbiamo chiesta sulle quattro banche. Adesso il risultato sarebbe questa proposta di legge che è in votazione, che il PD ha fatto finta di voler portare avanti, in realtà non intendono portarla avanti. Comunque il Movimento 5 Stelle è da 5 anni che chiede una commissione d'inchiesta sulle banche. E logicamente lo chiediamo, però in commissione finanze ogni volta che chiedevamo in ufficio di presenza la calendarizzazione nessuno ci permetteva, il PD che è la maggioranza assoluta, che è la maggioranza solo come PD in commissione non ce l'ha mai voluta. Allora senti, prima di salutarla c'è questo messaggio che magari siccome è rivolto a noi ma potrebbe essere rivolto anche a lei, allora comunque il PD, Renzi e la Boschi sono il vostro incubo, non ci dormite la notte, è povera vita questa, ridicoli, ma avete parlato delle funivie, lo dicono a noi, non lo dicono a lei. No, ma non è il nostro incubo, è l'incubo dei cittadini italiani, purtroppo
dobbiamo fare in modo di toglierci queste persone dal governo del nostro paese, perché i danni che stanno facendo, che hanno fatto, che continuano a fare, sono veramente tanti. Seguono i loro affari di famiglia, e l'abbiamo visto con quello che è stato fatto ad esempio sulle banche. Abbiamo visto quella soglia sospetta, vi ricordate il decreto banche popolari? Ebbene, quella soglia sospetta agli 8 miliardi di attività di ogni banca, e solamente Banca Etruria rimaneva proprio dentro grazie a quella soglia, quindi hanno permesso a Banca Etruria di diventare un SPA, che comunque non è servito perché poi c'è stato il crack. Insomma, molte cose sono sospette e è necessario che indaghino i giudici, ed è necessario che lo facciano veramente in fretta. Grazie, buona giornata. Arrivederci Daniele Pesco. A presto. Allora, abbiamo provato, ripeto ancora, di sentire voci dal PD per sapere perché è stata bocciata così all'ultimo l'istituzione di questa commissione d'inchiesta, appunto, su